Al comunale di Castelnuovo Romano, i padroni di casa cercano il riscatto dopo due partite buttate negli ultimi secondi, contro la squadra più in forma del momento, una Matese reduce da 3 vittorie e 6 risultati utili consecutivi. 4 minuti e c'è la prima occasione del Castelnuovo, un traversone in mezzo che De Gidio non riesce a ribadire in rete. Poi bravi difensori, prima Sanseverino che salva su Cangemi, poi Congiu che chiude su un ottimo Lodovici. I giovani trascinano il Castelnuovo. Alfieri, dopo una grande azione personale, centra il palo al 37esimo. 3 minuti dopo arriva il meritato vantaggio, con Collì che finalizza una splendida azione di Lodovici e Sparvoli. Dopo l'intervallo la Matese alza il baricentro, senza però creare grossi pericoli. Tribelli centrale da buona posizione, Napoletano calcia alle stelle una punizione. Ma al 29esimo arriva il pareggio, con un gol Lonzo al volo di Ricamato che pesca il jolly e trafigge da Lonzo. Al Castelnuovo il punto non serve e i ragazzi di mister Di Fabio si ributtano in attacco. Appena 2 minuti dopo l'1-1 ci pensa Colì a portare ancora davanti i neroverdi, insaccando di testa sull'angolo di De Gidio. Doppietta personale per il 23enne senegalese, che ha egregiamente sostituito lo squalificato Bubalo. Gli ospiti accusano il colpo e non si rendono più pericolosi. Anzi, arriva addirittura il tris, con una splendida azione personale di Capitan De Gidio, che all'89esimo chiude i conti. Vince 3-1, meritatamente, il Castelnuovo. La salvezza diretta dista 5 punti e giocando così non è certo preclusa. In ottica classifica, ma anche soprattutto moralmente, perché questi ragazzi avevano bisogno di una vittoria. Perché come vi avevo detto precedentemente le prestazioni le hanno sempre fatte, però o per un motivo o per un altro non siamo più riusciti a vincere. Questa sicuramente è una vittoria dove la squadra ha dimostrato di essere viva, ha dimostrato di credere ancora nella salvezza, e quindi questa è la strada giusta da seguire. Non dobbiamo mollare un centimetro, pensare partita per partita per fare il risultato e arrivare più in alto possibile. Un grandissimo segnale, perché non ricordo di quest'anno di aver ribaltato delle partite dopo aver preso gol. Di solito la squadra si demoralizzava, invece oggi ha reagito alla grande. Segno importante, che vuol dire che questi ragazzi stanno riprendendo morale, riprendendo fiducia, ed è questo quello che ci vuole. Sì, sicuramente il primo tempo non abbiamo fatto la partita che volevamo fare, però poi sicuramente quello che ha cambiato la partita è stato il secondo gol, dopo aver fatto tanto per riprendere la partita. Devo essere anche sincero, sull'1-1 pensavo anche di fare qualcosa di più del pareggio, perché eravamo molto in partita rispetto al primo tempo. Poi giustamente quel secondo gol preso in questo modo, prima una palla in uscita, poi lasciamo libero uno in aria, ti taglia un po' le gambe, però fa parte del percorso. Abbiamo iniziato il 2022 con 6 risultati utili consecutivi, ci siamo rimessi dove pensavamo di non stare ora. Grazie ai risultati che abbiamo fatto oggi, la sconfitta è brutta, però comunque siamo ancora fuori dalla zona calda.